L'annuncio dei test sierologici in Emilia-Romagna ha causato alcuni fraintendimenti da parte della cittadinanza e molta confusione, complice anche una comunicazione da parte della regione troppo anticipata rispetto alla definizione delle linee guida da seguire o alla loro divulgazione a tutti i livelli del sistema sanitario. Contrariamente a quanto molti hanno subito pensato, il test sarà a pagamento e non sarà per tutti. Saranno i medici di medicina generale a prescriverlo e solo se sarà necessario, ma gli stessi medici attualmente non hanno ancora ricevuto le corrette disposizioni. Discorso diverso se sarà un'azienda a richiederlo per i propri dipendenti, ma a quel punto tutti i costi saranno a carico dell'azienda stessa. Facciamo chiarezza allora su una premessa. Noi discutiamo tuttora, se voi giustamente mi chiedete qualche cosa, sulla base delle anticipazioni giornalistiche, sulla base di una conferenza stampa fatta dall'assessore Donini, ma io ad oggi non ho ancora il testo della delibera. Cioè, voglio dire, parliamo per niente al momento, perché cioè, la regione si dovrebbe esprimere attraverso atti ufficiali, non attraverso conferenze stampe o anticipazioni giornalistiche. Questa premessa mi sembrava doverosa. Chi è che si deve sottoporre al test, quindi? Direi sostanzialmente dei pazienti che possono avere avuto una sintomatologia o che possono avere avuto dei contatti con delle persone sicuramente positive o ammalate. Con la premessa che l'esame sierologico non è un test diagnostico, è un test che serve per indagine epidemiologica. Diciamo, una cosa particolare è questa: se uno risulta positivo al test deve rispettare la quarantena e confermo. Ok, fino a quando non viene fatto poi il tampone. Giusto. Ecco, il periodo in cui uno deve stare in quarantena è un periodo in cui è protetto come, diciamo, un periodo di malattia, di infortunio sul lavoro? Che indicazione avete avuto in questo senso? Allora, sicuramente non è coperto da una certificazione di malattia, questo è chiaro. Quale sia il regime a cui debba sottostare, dovrebbe anche questo essere precisato dalla delibera. Però sì, quello che è certo finora è che non è certamente un periodo di malattia coperto dall'INPS, per capirci, con una certificazione di malattia. Il discorso della quarantena è eventuale, è un percorso che viene attivato dalla sanità pubblica, ufficialmente viene comunicato al medico di medicina generale che il paziente è in quarantena. Però a questo punto non è chiarissimo, perché dalle anticipazioni che ho dice chiaramente che la comunicazione alla sanità pubblica deve essere data dal direttore sanitario del laboratorio analisi, della positività naturalmente, dal direttore sanitario del laboratorio analisi che ha eseguito il test, d'accordo? Io sono certo che un direttore sanitario di un laboratorio, non di Ravenna, ma della nostra provincia, diciamo così, ha parlato con un collega e ha detto no, lo deve fare il medico di famiglia. Perché anche lui non aveva ancora avuto modo di leggere la delibera. Avere gli anticorpi vuol dire essere sicuri di non ammalarsi più? No, questo in letteratura, io non glielo dico per esperienza mia, ma per quello che posso avere letto da un po' dalla letteratura che gira, non ho ancora la certezza del test che viene fatto, perché anticorpi che possono essere ricercati sono diversi e possono essere delle immunoglobuline tipo M, infezione recente, o G, infezione non recente. Quindi c'è tanto in questa distinzione qui. Però in letteratura ci sono descritti casi di persone che si sono riammalate. Le faccio un esempio, scusi, per capirci. Il virus del raffreddore è sempre di quella famiglia lì, d'accordo? Lei provi a pensare, in un inverno lei il raffreddore non la prende mica una volta sola, la prende più volte, giusto? Sì. Questo vuol dire che quel virus lì non le dà degli anticorpi immunizzanti. Potrebbe funzionare uguale, dico bene, potrebbe, cioè io non ho certezza in mano, però qualche ipotesi è questo, che al momento non ci sia ancora una immunità. Cioè quello che andiamo cercando e sperando di creare un'immunità di gregge, cioè il fatto che comunque ci sia in giro un tasso di anticorpi tali per cui il grosso della popolazione non si riammalerebbe, ma non abbiamo certezza al momento.